Ragazzi, eccomi qui. È appena terminata la WWDC 2017 e voi siete sul canale di Pringe Luca Tech per scoprire tutte le sue nuove novità. Vi raccomando, seguite questo video fino alla fine, dato che, come Apple ha riservato per me una novità molto interessante, io la riserverò a voi al termine di questo video. Vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale qui sotto, seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter e noi ci vediamo dopo la sigla. E eccoci qui ragazzi, finalmente riesco a portarvi qui sul mio canale un format di questo tipo, dato che pensate da settembre dell'anno scorso che ci sto provando, ma con degli scarsissimi risultati. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo e andiamo a parlare della WWDC 2017. Partendo proprio dal software, abbiamo macOS High Sierra che è in arrivo in autunno per tutti i dispositivi Mac della linea Apple. Questo è stato migliorato sotto il punto di vista dell'archiviazione dei dati. Per i video in 4K c'è un nuovo standard video chiamato High Efficient Video Cooking o anche H265 che può comprimere un video fino al 40% in più rispetto all'H264, così da avere dei video più fluidi e meno ingombranti. Inoltre è stata migliorata l'app Metal 2 per le elaborazioni grafiche. Invece per i Mac con una GPU esterna, grazie a periferiche come HTC Vive, gli sviluppatori potranno creare esperienze di realtà virtuale. L'app Note è stata molto migliorata rendendola più simile a Page, ma con la possibilità di aggiungere delle tabelle. E ci sono moltissime altre migliorie che vanno a velocizzare il lavoro di ogni giorno. Rimanendo in tema software, per i possessori di Apple Watch abbiamo un aggiornamento di watchOS migliorato sotto il punto di vista di velocità e sotto il tema sportivo. Passando adesso ad uno dei protagonisti principali della WWDC 2017, abbiamo iOS 11. Disponibile come tutti gli altri in autunno, abbiamo un software che sembrerebbe migliorato come grafica delle varie icone e soprattutto del centro di controllo reso su un'unica pagina e ingrandito, in modo da implementare delle icone personalizzabili a piacere direttamente dalle impostazioni di iPhone. È stata riprogettata l'intera sezione delle notifiche, mostrandoci nella lock screen come nel menu a tendina la stessa trama d'immagine, dove troviamo principalmente le notifiche recenti e solo dopo uno swipe verso l'alto tutte le nostre notifiche. Ci sono state delle migliorie per l'editing foto e le live foto e in generale, come per esempio la possibilità di fare screenshot per poi andarlo a modificare aggiungendo delle note o una firma preimpostata precedentemente. Per chi possiede un iPad, magari il Pro, ci sono state delle migliorie davvero davvero importanti, tipo il dock. Dock che è tipo quello di macOS, o ad esempio il multitasking migliorato ed intuitivo, che mentre usi un'app puoi tranquillamente aprirne un'altra direttamente dal dock e posizionarla dove più ti è comodo. E molte molte moltissime altre migliorie che vorrei provare appunto sul mio iPhone come Beta 1, ma dato che questo è il mio unico dispositivo dove è possibile installare iOS 11, ho un po' paura, dato che le beta potrebbero portare dei lag che compromettono l'utilizzo appunto di quest'ultimo. Ma ragazzi, proprio per questo chiedo a voi qui su YouTube se vi può interessare dei video magari di questo genere, parlandovi delle beta e dei vari aggiornamenti che andranno ad uscire fino al rilascio ufficiale, e magari fatemelo sapere qui sotto con dei like o magari scrivendomi proprio nei commenti. Passando adesso a parlare dei prodotti presentati, abbiamo quello per me più interessante, ovvero il più potente di tutta la linea di prodotti Apple, che si chiama iMac Pro. Questo è un puro concentrato di tecnologia con processori a 18 core, 128 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz, unità SSD fino a 1 TB e una scheda grafica dedicata con 16 GB di memoria. Come porte abbiamo 4 Thunderbolt 3 di tipo USB-C, slot SD, Ethernet e una marea di porte USB di tipo 3.0. In pratica un vero mostro, ma tutto ciò è con uno schermo da 27 pollici e 5K di definizione. Inoltre, su tutta la linea di Mac, escludendo il MacBook Air, tutti quanti sono stati aggiornati con processori di ultima generazione. Ragazzi, ci avviciniamo alla fine di questo video e parliamo dell'iPad Pro, che ha ricevuto un notevole aggiornamento ed è già in vendita, aggiornato, sull'App Store. Uno degli aggiornamenti più interessanti che ha ricevuto l'iPad Pro è il nuovissimo schermo da 10,5 pollici sul modello da 9,7.
Questo comincia a prendere delle sembianze più vicine alla nuova moda del momento, ovvero di avere uno schermo gigante, ma con dei bordi irrisori. Peccato solo per il fratello maggiore, che non riceve lo stesso trattamento e rimane con uno schermo da 12,9 pollici e quindi niente moda per lui. Ma tornando al modaiolo, parlando proprio di quest'ultimo, potrebbero essere le dimensioni più interessanti per chi ha bisogno di lavorare fuori casa avendo un dispositivo compatto dallo schermo grande. Schermo che, oltre al miglioramento in termini di grandezza, su entrambi i modelli abbiamo un passaggio a 120 Hz, dove arrivano solo i monitor di medio-alta fascia. Parlando delle prestazioni, abbiamo una CPU ancora più veloce e moltissimi altri miglioramenti che è inutile stare qui a discutere, dato che vorrei portarvi qui sul mio canale una recensione dedicata appunto a questo prodotto. Bene ragazzi, se siete arrivati a questo punto significa che avete voglia di capire di quale sorpresa io stessi parlando all'inizio di questo video. Sorpresa che Apple ha riservato a me e a tutti gli altri che hanno guardato la WWDC 2017 in diretta, parlando di HomePod. HomePod è uno speaker con delle caratteristiche uniche come la possibilità di attivare Siri, che inoltre ho atteso di parlarvene ora per associarlo a questo dispositivo. Siri riceve degli aggiornamenti come una voce più reale e la capacità di dare degli accenti diversi in base alla frase da dire, oltre che la possibilità di tradurre in diretta per facilitare un dialogo con le persone di una nazionalità diversa. Tornando a parlare di HomePod però, questo è dotato di 7 tweeter per i dettagli audio e un woofer con un chip dedicato per adattarsi ai vari tipi di musica. Questo prodotto è in arrivo a dicembre e vi raccomando, non perdetevi la recensione qui sul mio canale, dato che ho intenzione di acquistarlo non appena disponibile. Ragazzi, il video finisce qui, spero che questo vi sia piaciuto e vi raccomando, non dimenticatevi di farmi sapere qui sotto nei commenti o magari con dei like se avete voglia di vedere la beta 1 installata sul mio iPhone. Quindi per restare aggiornati vi raccomando, iscrivetevi al mio canale, anche perché vorrei portarvi delle novità interessanti pian piano fino ad arrivare alla presentazione di iPhone 8X o come altro si chiamerà. Detto ciò, noi ci rivedremo domenica prossima, sempre qui, sul mio canale YouTube.